Sabato 26 settembre ad Agropoli, presso il Rollerball, si è costituito il gruppo agropolese che ha aderito al movimento 24 agosto Equità Territoriale con l'intervento del referente regionale Giuseppe Ercolino. Il movimento si pone come scopo principale di rendere palese e moralmente intollerabili le disuguaglianze, effettiva e concreta l'eguaglianza dei diritti per tutti i cittadini. Il referente del movimento è lo scrittore e giornalista Pino Aprile. Noi siamo partiti con ben sei regioni, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e altre, e ci stiamo espandendo anche al nord, con circoli in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. Quindi Agropoli è un altro tassello che serve in questo grande sforzo di organizzazione del movimento sul territorio. Ci battiamo perché i fondi delle Community Fund, tra l'altro dati dall'Europa, soprattutto per la situazione economica del Sud, vengano destinati in gran parte al Sud, cosa purtroppo che al momento viene ignorata dal governo, viste le dichiarazioni soprattutto del Ministro dei Trasporti e Infrastrutture De Micheli, che noi chiamiamo Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, non dell'Italia ma del Nord, e speriamo in questa battaglia che è fondamentale per il Sud, altrimenti veramente questo declino di questo paese, di questa parte del territorio che rappresenta il 40% della nazione e un 35% della popolazione, continuerà a spopolarsi con giovani che emigrano e che vanno a studiare fuori.